ragazzini insultano i professori. Questa è una cosa che ai miei tempi, scusatemi, non sono molto, ma era impensabile. Era impensabile e ora sta accadendo. E tutto questo perché non c'è più il timore per l'autorità, come non abbiamo più il timore di Dio e noi viviamo tranquillamente nel peccato e magari la domenica andiamo in chiesa e ancora diciamo alleluia. Come fai a fare queste cose? Metti a posto la tua vita, ravvediti del tuo peccato e poi puoi andare e lodare il Signore. Noi non possiamo lodare il Signore con delle mani sporche o con dei cuori che puzzano di peccato. Mettiamo a posto la nostra vita, ravvediamoci, chiediamo perdono a Dio e Lui ci accoglierà. Ma se non mettiamo... Senti, se tu non ti lavi prima, non ti puoi presentare davanti all'autorità. Come fai a presentarti davanti al Presidente della Repubblica sporco? Ma hai dei punti di sudore. Non avresti mai il coraggio di fare una simile cosa. Se vai davanti all'autorità terrena, tu ti lavi e ti cambi e ti presenti in modo decoroso. Quanto più dobbiamo fare davanti a Dio? Dobbiamo presentarci davanti a Lui, lavati e puliti dal suo sangue. Amen, alleluia. Devi accettare che il suo sangue ti lavi. Allora ti puoi presentare davanti a Lui. Allora la tua preghiera sarà ascoltata. Ma se tu vai davanti a Dio con tutto, con il tuo peccato, tu puoi rimanere anche bruciato. Alleluia. Come è accaduto un tempo a due sacerdoti, Nadab e Abiù, non so se sapete questa scrittura, che loro si presentarono così facilmente davanti a Dio, ma un fuoco uscì dall'Eterno li bruciò. Perché noi non possiamo presentarci davanti a un Dio che è tre volte santo, sporchi e luridi. Dobbiamo presentarci puliti, lavati dal sangue di Gesù, lavati da quell'unico sacrificio che ti permette di stare davanti a Lui pulito, che ti permette di poterlo invocare come Padre. Noi possiamo chiamare Dio Padre perché ci ha lavati, ci ha nettati da ogni nostro peccato. Amen. Se non ci avesse lavati e nettati, non potremmo dire chiamarlo Padre. Buona giornata, grazie. Come fai tu a chiamare Padre qualcuno che non conosci? Devi nascere nella sua famiglia, devi nascere di nuovo, nascere d'acqua e di spirito, poi lo puoi chiamare Padre. Questo che la religione ha inventato, che siamo tutti figli di Dio, è una menzogna grandissima. Siamo tutti creature di Dio, ma tu per diventare figlio devi nascere in una famiglia. Se tu hai un cognome, quel cognome è perché l'hai ricevuto, l'hai ereditato da tuo padre. Amen. E se noi abbiamo un cognome è perché noi abbiamo ereditato la vita di Cristo. Possiamo chiamarci cristiani perché abbiamo ereditato la sua vita. Non così, non si nasce cristiano, ma si diventa, se tu accetti il suo sacrificio. Gesù è venuto per fare un sacrificio perfetto. Alleluia. E ti dice, vuoi entrare nella mia famiglia? Vuoi portare il mio nome? Amen. Questo è il modo biblico corretto. Lui lo chiede, lo fa con gentilezza, perché Dio non costringe mai nessuno. Dice, vuoi entrare nella mia famiglia? Vuoi portare il mio nome? E se tu dici sì, voglio portare il tuo nome, allora, gloria a Dio, entra nella mia casa, entra nella gioia del tuo Signore, il Signore dirà a te. Alleluia.